A Livorno ha preso il via la settimana bellica internazionale. Quest'anno lo scoglio da superare, da affrontare, saranno le previsioni meteo. Robert Lee. A Livorno ha preso il via l'edizione 2019 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale, organizzata dallo Yacht Club della città di Livorno in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda. Una gara che si sviluppa lungo un percorso di oltre 600 miglia nel Mar Tirreno, con giri di boa a Portocervo e Napoli. Al via le navi scuola a vela d'altura della Marina Militare, Chaplin e Stella Polare. Presente anche l'Amaris, un pogo di 36 metri, battente bandiera francese e vincitore della 900 miglia di Saint-Tropez. Una regata che non ha vincoli di rotta e lascia agli equipaggi la scelta della rotta più inconveniente. A rendere ancora più avvincente la gara sarà la sfida nella sfida delle previsioni meteo marine. Previsti venti provenienti dai settori meridionali di intensità oltre i 15 nodi ed un'altezza d'onda di oltre un metro. E la prima